Alleluia, lode e gloria al Signore sempre, eternamente. Oggi, chiacchierando con una persona, abbiamo proprio messo in evidenza questo aspetto che è stato altamente illuminante, altamente determinante anche in quello che stavamo dicendo e probabilmente lo è in quello che noi facciamo, in quello che noi diciamo. Rispetto all'annunciare la parola di Dio, l'annuncio e dire la parola di Dio, usare la parola di Dio. Di fatto c'è il contesto che noi più delle volte tendiamo a usare la parola di Dio, che per l'amore di Dio è sempre parola di Dio e ha in sé un'efficacia che non dipende né da come io l'annuncio né da come la uso, eccetera, ma ha una forza che è tutta sua. Ma quando unita alla parola c'è l'annuncio che noi ci portiamo, proprio l'attestazione di quella parola, la testimonianza piena di quella parola, questa parola viene implementata di tutta la potenza dello Spirito Santo. È bellissimo ed è straordinario e lo vediamo proprio nelle testimonianze consuete dove persone raccontano la loro esperienza alla luce della grazia di Dio, e cioè sono proprio pronte a raccontarla, ma non a raccontare come posso prendere un racconto qualsiasi e leggermelo. Raccontarla significa proprio attestarla, è come se in quel momento loro lo scrivessero, permettetemi il termine, proprio col loro sangue, cioè un gergo per dire dell'incisività che può avere, perché in quella testimonianza di fatto c'è la loro stessa vita, c'è una vita che ha preso vita attraverso l'opera di Dio, la sua parola, il suo spirito, le sue azioni, eccetera, eccetera, ma tutto ciò che lui è e che lui fa. Ed è incredibile come davvero ti accorgi che quando questa attestazione diventa così forte, così potente, ne arriva all'altro, ne percepisce tutta la potenza, è come se una dinamite davvero scoppia e rende visibile la grandezza di quell'opera e vengono sfondati proprio muri di contesti carnali e spirituali che devono essere rotti e tutto avviene nel potente nome di Gesù, proprio attraverso l'uso che Dio si fa di noi. È bellissimo, è straordinario. E quindi è bene studiare la parola, è bene annunciare la parola, è bene spiegare la parola? Sì, assolutamente sì. Ma è ancora meglio lasciare che questa parola stessa trasformi la nostra vita e la renda un attestato, un'attestazione di ciò che è stato fatto per mezzo di questa parola, perché gli altri ne ricevano proprio la potenza, quella potenza di vita che contiene. Cioè non è solo una forza, ma ne dà una potenza di vita, è una vera e propria miccia che si accende nei cuori, nei contesti, nelle realtà, per trasformare le cose e le situazioni. Noi abbiamo mille e mille motivi per ringraziare Dio e per testimoniare ciò che Dio ha fatto nella nostra vita in Cristo Gesù e vogliamo chiedere proprio formalmente allo Spirito Santo che usi questa sua opera nella nostra vita attraverso la quale lui ha portato trasformazione, ha portato meraviglie, ha portato la sua stessa vita e questa diventi l'occasione di una chiave di apertura per la vita di molti, per tirarli fuori da questi sepolcri, per tirarli fuori dal sepolcro della malattia, dell'indifferenza, delle paure, cioè chi più ne ha più ne metta, non è che dobbiamo fare l'elenco, anche perché noi preferiamo parlare del Signore più di quelle che sono le opere che compie colui che è dall'altra parte rispetto a noi. E quindi gloria a Dio per questo, gloria a Dio per ogni consapevolezza, gloria a Dio per come ci fa entrare in quest'opera redentrice. È
bellissimo, cioè noi non solo siamo i suoi figli, ma siamo proprio, cioè ti prendi possesso dell'essere cooperatore con lui, è meraviglioso. E quindi davvero che lo Spirito Santo ci istruisca e ci dia la possibilità di far scoppiare nei cuori meraviglie, nel nome potente di Gesù, anche attraverso il nostro intervento, perché così a lui è piaciuto. Lode e gloria a te, Signore, benedetto tu sei.